2003, giornata storica. Adesso facciamo due domandine al nostro amico Broccolo, al nostro fratello. Che cosa hai pensato quando Seva l'ha buttato dentro l'ultimo rigore? Ah, pensieri pochi, non ce n'erano, c'era solo una gioia immensa che si voleva buttare fuori da tanto tempo e finalmente ci siamo riusciti, solo noi sappiamo quello che avevamo dentro e la voglia che avevamo di vincere. Ma io penso che alla fine, quando siamo andati sul palco ad alzare la coppa, penso che è stata una gioia immensa e penso che specialmente per noi cosiddetti operai è stata la gioia più bella, perché sappiamo, soltanto noi sappiamo come è stata dura arrivare dove siamo arrivati. Sì, anche perché veramente sarebbe bello fare una lista di tutte quelle persone che hanno parlato inutilmente. Avrei qualche nome da fare ma non lo faccio perché sono talmente contento, non ho voglia di fare polemiche, però è stato bellissimo per noi e finalmente... No, perché siccome inizia adesso bisogna foto di Padre Pio e mettere la nostra foto, la bacia tutti i giorni perché per quello che gli abbiamo fatto vincere. Adesso gli do il microfono a Brocchi e fa due domande al nostro amico Abbiati. Guarda che si chiama Suma. Ah, ci abbiamo il capitano Maldini. Sai, è la sesta coppa la famiglia Maldini. Famiglia. La famiglia Maldini alza c'è la coppa. Che emozione hai provato ieri? Bellissimo Rino, sono riuscito a tenerla un pochino, poi me l'hai presa tu, ti sei saldata le mani e non l'ho più toccata fino... È importante che l'hai alzata. È importante stata alzarla, però bello, bello, bello. Grazie capitano. Grazie anche per i 20 giorni in più di vacanza. Grazie. Salutiamo il nostro secondo allenatore Mauro Tassotti. Che emozione hai provato ieri quando abbiamo alzato la coppa a CEO? Un'emozione grande, diversa da quella che si prova da giocatore, ma è sempre un'emozione fortissima. Dobbiamo ringraziare, credo, tutti, dai, i nostri tifosi, la nostra società, tutti voi, che per questa gioia, una gioia grande, ci mancava da tanto tempo, e adesso siamo veramente felici. Perché solo noi sappiamo quando abbiamo lavorato per arrivare a questo traguardo. È stata dura, è stata lunga, ci siamo praticamente radunati il 1° luglio, abbiamo giocato tantissime partite, sappiamo noi i momenti difficili che abbiamo passato, adesso però raccogliamo il frutto di un lavoro, il frutto di mille battaglie.